Ciao a tutti ragazzi, io sono Antonio e vi do il benvenuto alla mia seconda puntata della rubrica 1000 modi per brindare. Nella prima puntata abbiamo parlato di un drink molto importante, il whisky sour. Oggi invece parleremo di un drink molto contemporaneo, molto attuale, il Pornstar Martini, come potete vedere dagli ingredienti. La paternità di questo drink è reclamata da più di qualche bartender, ragione per cui ancora non siamo proprio certi di chi l'abbia inventato. Anche la sua ricetta, essendo molto attuale, non è ancora stata catalogata dall'IBA, quindi ci sono molte varianti in giro per il mondo. Oggi vi propongo la ricetta che ho imparato a Londra e che ho un po' italianizzato a causa di una difficile reperibilità di alcune merci sul mercato. Andiamo a vedere come si prepara. Primo step, con un piccolo movimento di flare prendiamo il gin e lo posizioniamo sul bancone. Partiamo con la vodka, il distillato che utilizzeremo per la realizzazione di questo drink. La doseremo in quantitativo di 1 1/4. Passiamo poi al liquore al fashion fruit. Sto usando questo qui non per tanto per il brand, ma perché essendo di un colore trasparente mi garantisce una miglior colorazione del cocktail. Doseremo il quantitativo di 3/4 d'olio. Altro ingrediente, sciroppo alla vaniglia. In questo caso ve l'ho preparato homemade, cioè l'ho fatto da me, ma potete tranquillamente comprare sul mercato un qualsiasi sciroppo alla vaniglia. E doseremo il quantitativo di 1/2 oncia. Ultimo ingrediente, anche questa volta un ingrediente un po' strano. No, non è un uovo, è un passion fruit. Lo andremo ad aprire con un coltello in ceramica. E andremo a svuotarne la polpa nel nostro cocktail. Una volta aggiunti tutti gli ingredienti, prendiamo del ghiaccio e lo mettiamo all'interno del nostro shaker. Prendiamo un half tea e andiamo a shakerare. Ok. Tiriamo fuori la nostra coppa martini dal congelatore per far sì che sia ben fredda e serviamo il drink all'interno, filtrandolo prima con uno strainer e poi con un bassino per eliminare tutti quelli che sono i residui del nostro passion fruit. Tiriamo fuori anche uno shot dal congelatore e lo accompagniamo con il nostro Pornstar Martini. In questo caso, questo cocktail viene accompagnato da uno shot di prosecco. Una volta servito il nostro drink, lo andiamo a decorare con un piccolo specchietto di passion fruit. E andiamo a servire sia il nostro drink che lo shot su un piccolo vassoio. L'accompagniamo poi con un altro mezzo passion fruit, aggiungiamo una nota di peperoncino. Cosa sarebbe la passione senza un po' di piccantezza? Premisceliamo il nostro drink, o meglio il nostro passion fruit, per far sì che il cliente abbia una migliore degustazione, che avverrà grazie a un cucchiaino. Il nostro drink è ultimato e non ci resta che berlo. Ci sono due modi per bere il Pornstar Martini. Il primo è bere lo shot di prosecco e poi bere il drink tranquillamente. Il secondo è aiutarci, o meglio modificarlo al nostro piacimento, grazie al prosecco. Vi spiego meglio: se il drink dovesse risultare troppo dolce al mio palato, posso aggiungere il prosecco per correggerlo leggermente e viceversa. Il drink è ultimato ed è soltanto un altro dei 1000 modi per brindare. Salute! Ah ragazzi, un'ultima cosa! Io volevo ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete riservato durante la prima puntata di questa rubrica. Spero che la rubrica 1000 modi per brindare vi piaccia e spero che mi continuerete a seguire. Io sbaglierò in continuazione perché ho tanto da imparare e vorrei impararlo insieme a voi. Se vi va di sostenermi, basta un like. Ciao!